Visto che nel video precedente ho parlato di API, utilizzandole per fare l'esempio di cambiamento di stato e di valore di alcuni item di OpenHub, ho deciso di fare questo video dove cerco di spiegare in parole semplici cosa sono le API, perché si usano e come possono essere applicate all'utilizzo con OpenHub. API è l'acronimo di Application Programming Interface, cioè interfaccia per la programmazione di applicazioni. Non sono nient'altro che un set di funzioni che un sistema mette a disposizione di utilizzatori esterni ad esso per essere facilmente integrato in altri sistemi tecnologicamente separati e differenti. Mentre si sviluppa un sistema, che sia esso un modulo software, un dispositivo fisico o qualunque altra cosa, si decide cosa permettere di fare dall'esterno e quindi si implementano delle interfacce che ne permettono l'interazione bidirezionale. Perché bidirezionale? Perché un sistema esterno può inviare informazioni verso il nostro sistema oppure ne può ricevere. Facciamo un esempio banale. Stiamo progettando e sviluppando una calcolatrice che permette le quattro operazioni fondamentali tramite una tastiera e un display integrato in esso. Già vista così, riusciamo a individuare che abbiamo implementato un'interfaccia principale che è composta da tastiera che permette di ricevere delle informazioni da un sistema esterno, noi umani, e da un display che invece permette di inviare informazioni a un sistema esterno, sempre noi umani. Ma se stessimo sviluppando un altro componente che necessita di fare operazioni e volessimo sfruttare quanto già fatto con la calcolatrice, ma questo componente che stiamo progettando è implementato con una tecnologia che non è compatibile con la calcolatrice stessa e quindi non la può integrare direttamente, dobbiamo ricorrere a un sistema di integrazione esterno alla tecnologia con cui sono implementati i due sistemi. Difficilmente, infatti, riusciremo a far capire al nostro nuovo sistema come andare a premere i tasti della tastiera della calcolatrice, oppure come andare a interpretare le informazioni che vengono visualizzate sul display, cosa che noi umani sappiamo fare in maniera naturale. Un sistema invece, per dire un software o comunque un sistema tecnologico, è un po' più complicato. Allora cosa facciamo? Implementiamo un'interfaccia software che permetta al nostro nuovo oggetto di interagire con la calcolatrice, tramite ad esempio la rete Wi-Fi e parlando il protocollo HTTP, che è il classico, diciamo, scenario standard in cui si sviluppano le API. Ecco che quindi la nostra calcolatrice avrà una sua API che permetterà di effettuare i calcoli tramite delle semplici chiamate HTTP. Ma quali operazioni vogliamo permettere di fare? In teoria possiamo decidere se rendere disponibile tutto il sistema all'esterno, quindi tutte le funzionalità implementate nel sistema all'esterno, oppure un sottoinsieme di esse. Quindi decidiamo così perché il nostro caso d'uso permette questo, che vogliamo rendere disponibile semplicemente le operazioni di somma e sottrazione, mentre la moltiplicazione e la divisione le teniamo all'interno del sistema. In questo modo qualunque attore esterno può avere accesso a queste API e quindi effettuare le operazioni di somma e sottrazione senza implementare al suo interno la logica, ma semplicemente chiamando dei servizi esposti da un altro sistema, che ha la logica e l'intelligenza per fare le operazioni di cui abbiamo bisogno. Quindi fondamentalmente le API sono un punto di contatto tra due sistemi. Spesso infatti la parola servizi è sinonimo e viene usata in alternativa API, e infatti i moderni sistemi software tendono a essere sviluppati con questa architettura. Passiamo ad OpenHub e cerchiamo di capire perché OpenHub offre un'interfaccia API all'interno del suo modulo core, diciamo. Diciamo che OpenHub è un sistema che lavora in maniera autonoma. Ha il suo strato di API che permette a sistemi esterni di utilizzare le sue funzionalità. Facciamo un esempio. Diciamo che noi abbiamo il nostro sistema OpenHub progettato con 200 luci, 100 termostati e tutto quello che ci viene in mente. Tutto funziona benissimo, però
da un punto di vista di utente, non ci piace l'interfaccia grafica. Nessuna di quelle che ci viene messa a disposizione da chi ha sviluppato OpenHub ci piace, quindi non ne vorremmo usare un'altra, anche perché non riusciamo a customizzarla così come ci può interessare, come ci può tornare più utile. Allora cosa facciamo? O ne siamo capaci noi o chiamiamo un professionista del settore e ci facciamo sviluppare un'interfaccia grafica così come piace a noi, secondo le nostre specifiche, però non abbiamo voglia di riscrivere tutta la logica di un home automation, ma vogliamo sfruttare quello che già fa OpenHub, visto che lo fa bene. Allora a questo punto utilizziamo lo strato di API che OpenHub mette a disposizione e la nostra interfaccia è in grado, tramite queste chiamate API, di invocare delle funzionalità di OpenHub e ricevere delle informazioni da OpenHub. Quindi nella nostra interfaccia avremo un pulsante, cliccando su questo pulsante invieremo un comando a OpenHub e OpenHub ci restituirà con lo stato dell'oggetto su cui abbiamo interagito. Quindi un pulsante per accendere la luce invierà il comando accendi la luce X ad OpenHub tramite API e sempre tramite API OpenHub dirà alla nostra interfaccia grafica nuova che la luce è accesa o spenta. In teoria anche tutti i relativi dispositivi che vengono integrati in OpenHub sfruttano questo concetto. Infatti OpenHub utilizza le API, quindi gli strati di interfaccia che sono messi a disposizione dai vari dispositivi per essere integrati. Nel prossimo video andremo a vedere degli esempi di utilizzo delle API di OpenHub.